Con noi oggi il sindaco di Bivona. Sindaco, una domanda. Che novità ci sono anche sulla viabilità di Bivona? Allora, devo dire che il punto critico di non solo di Bivona ma dei comuni limitrofi è la marginalità territoriale. Noi la viviamo, la vivono i produttori, le aziende di questo territorio, e devo dire che in questo ultimo anno abbiamo avuto, grazie anche all'impegno della Regione Sicilia, ci ha dato delle risposte concrete con 3 milioni di euro sulla Bivona Lucca Sicola e con 2 milioni e mezzo di euro sulla Bivona Palazzo Adriano. Un lavoro importante stiamo facendo pure sulle aree interne con gli altri 11 sindaci dell'area interna sicane, quello di mettere proprio in campo delle risorse che sono 13 milioni di euro sulla Bivona Borgo Bonsignore. Proprio giorno 10 faremo un'assemblea dei sindaci che ci consentirà di chiudere la strategia delle aree interne, che presenteremo al comitato regionale, al comitato nazionale. Io spero che entro dicembre si firmerà l'APQ Stato, Regione, Area Interna, che consentirà di spendere quelle risorse e finalmente di far uscire questo territorio che tante potenzialità ha dalla situazione di marginalità viaria che vive.